chi sono questi negativi? Allora, c'è da dire che questa volta veramente la legge sta nel mezzo, 50-50 direi, ok? Quindi non appartengono né esclusivamente al fotografo né esclusivamente agli sposi. La legge dice che appartengono per metà al fotografo e per metà agli sposi, ok? Quindi la prima cosa da dire è che non è giusto né gli sposi che pretendono a tutti i costi la consegna dei negativi, né i fotografi che non vogliono assolutamente consegnare i negativi, ok? Che siano questi negativi in pellicola analogica o anche in formato, diciamo, nativo digitale, RAW, o insomma, ognuno scatta come crede, però il file originale, non post prodotto, a massima risoluzione possibile. Allora, quindi, facendo un riassunto, se non ci sono stati accordi particolari tra... Ciao Emma! Tra le parti, in fase di contratto... Emma è il mio gatto, forse non lo vedete, però è qua. Vieni Emma! Eccolo! Ciao! È una delle mie gatti, dei miei gatti. Se non ci sono stati accordi prematrimoniali con il fotografo, cioè se non ci sono stati accordi contrattuali dove si stabilisce come gestire i negativi, la legge appunto dice che appartengono per metà al fotografo e per metà agli sposi. Quindi sicuramente è corretto che vengano custoditi presso lo studio del fotografo, ovviamente nel rispetto della privacy, quindi non possono essere pubblicate senza il consenso degli stessi sposi. E è corretto anche che il fotografo non li consegni di default, diciamo, senza niente in cambio, per così dire. Però bisogna dare la possibilità come fotografi ai nostri sposi di riscattare i propri negativi. E sono invece, come dicevamo prima, completamente sbagliate le posizioni degli sposi che vogliono a tutti i costi i negativi gratuitamente o in cambio di niente e per forza, e di tutti quei fotografi che invece non vogliono consegnare in alcun modo i negativi digitali o analogici che siano. Bene, detto questo, ovviamente c'è da dire che in assenza di accordi, torniamo a ripetere, è giusto che venga dato un compenso al fotografo per riscattare la sua percentuale di proprietà. Quindi abbiamo detto che appartengono 50% agli sposi, 50% al fotografo. Quel 50% appartenente al fotografo è possibile per gli sposi riscattarlo pagando il giusto compenso. Non esiste un giusto compenso, come sempre in questo campo, però se non è stato stabilito in fase contrattuale possiamo dare delle linee guida per darvi un'idea, ma vi posso veramente dire in modo molto chiaro che ogni fotografo è libero e può applicare la tariffa che ritiene più adeguata al prezzo del suo lavoro. Però diamo degli esempi. Scusate, prima di darvi una linea guida, la linea guida più importante sia per il fotografo che per gli sposi è sicuramente quella di chiedere in fase di contratto di stabilire un prezzo per questi negativi. Stabilirlo, scriverlo, è la cosa più normale che c'è oggi. Molti fotografi fanno firmare ai propri clienti un contratto dove c'è spiegato e scritto in maniera molto semplice. Non pensate a un contratto prematrimoniale di DVD Hollywood, è semplicemente un elenco di cose che comprendono i doveri e gli obblighi di un fotografo e degli sposi, ok? Però detto questo, mettiamo una base di 2000 euro per il costo di un servizio fotografico, ok? Totalmente, compreso l'album, compreso tutto, giusto per esempio. Possiamo dire che il prezzo di riscatto dei negativi diminuisce con il passare del tempo, quindi se gli sposi lo vogliono contestualmente alle foto che vengono consegnate comunque agli sposi, quindi se i negativi li volete subito, si può considerare una cifra ragionevole il 25%, 25-30% del costo totale del servizio, quindi dei 2000 euro sopra citati. Tra 1 e 3 anni, dagli 1 ai 3 anni dopo la cerimonia, questa percentuale può scendere tra il 15 e il 20% del totale di servizio. Tra i 3 e i 7 anni, intorno al 10-15%, dai 7 ai 10 anni, 5-10% del totale di servizio.
queste sono un pochino le linee guida che mi sento di darvi, è ovviamente relazionato al prezzo del vostro servizio fotografico che avete pagato, ok, in fase durante il vostro matrimonio, il servizio fotografico per il vostro matrimonio. C'è da dire che dopo 10 anni il fotografo non ha più l'obbligo di custodire i vostri negativi, ok? Quindi può gettarli via e può farne quello che vuole, quindi se li butta via voi non potrete più riscattarli dopo 10 anni, se come me li tiene, perché comunque ogni mia foto mi fa piacere tenerla in archivio indipendentemente dal contratto o non contratto, mi fa piacere poter dopo 10 anni andare a rivedere le foto che ho fatto 10 anni fa, i vostri negativi rimarranno sempre in custodia del fotografo che vi fa il piacere, tra virgolette, di tenerli, e quindi potete magari riscattarli con questa percentuale, 5-10% del prezzo che avete pagato quando avete effettuato il vostro servizio matrimoniale anche dopo 10 anni. Bene, direi che questo è tutto, spero di aver chiarito appunto che le due posizioni estreme, non ti do in nessun modo i negativi digitali e li voglio a tutti i costi gratuitamente, sono ambedue sbagliate, ok? www.fotografi.org/negativi trovate un po' di indicazioni utili se vi interessa. Vi ringrazio per adesso e vi ricordo che la nostra serie sui matrimoni va avanti, voi rimanete con noi, iscrivetevi al canale se vi interessa, seguire l'argomento, visitate il sito www.paolodetrane.it, mettete like sul video, fate tutto quello che potete, insomma, condividete sui social. Grazie per essere stati con me e alla prossima!